Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati nel canale, benvenuti in questo nuovo video dedicato al sorteggio del giocatore Jolly per quanto riguarda Wimbledon, terza possibilità di andare direttamente alle finals nel percorso tornei, terza possibilità di prendersi i 2000 punti del vincitore e della vincitrice, quindi teoricamente se uno prende vincente maschile e vincente femminile fa 4000 punti più un paio di 1200 le fanno i finalisti più 700 le fanno i due semifinalisti, e insomma si parla di robetta come una possibilità di fare circa 10.000 punti, 8.000 rotti punti in uno slam, quindi capite da voi l'importanza di questo momento, l'importanza di essere di capire chi sarà il giocatore Jolly o la giocatrice Jolly per avere un'idea di chi poter mettere. Il tabellone esce fra circa 2 ore, ora sono le 9 del mattino del 30 di giugno del 2023, e quindi insomma un momento fondamentale. Gli slam sono, in questo gioco sono momenti di svolta, nel senso che fare bene o male uno slam anche a livello di classifica ti distrugge o ti alimenta speranze nella classifica, in attesa poi di quello che sarà il finale di stagione con Bercy, con Bercy a chiusura, con i tornei sull'indoor, che poi decideranno chi andrà alle finals nel percorso classifica e nel percorso tornei. Per il percorso tornei un posto viene assegnato direttamente a Wimbledon, dal 3 al 16 di luglio ci si giocherà questa chance di entrare nelle prime 8, nei primi 8 3 ci sono di già, questo sarà il quarto nome fra Davide Donnini e Lorenzo Quercioli, sono già alle finals, sono in attesa di sapere quale sarà il quarto nome, poi il quinto verrà fuori dagli Australian Open, il sesto dalla classifica dei tornei americani sul cemento, quindi Indian Wells, Miami, Cincinnati e appunto gli US Open, scusate, non l'Australian Open ma gli US Open assegneranno il quinto, il sesto sarà la classifica dei tornei americani, il settimo sarà la classifica dei tornei indoor, dove Rotterdam ha già dato il primo verdetto, ma manca Tokyo, manca Vienna Basilea e manca Parigi Bercy, e poi l'ultimo posto lo sapremo anche quello dopo Bercy, in quanto la classifica dei vincitori di tornei sarà quella che deciderà chi occuperà appunto l'ultimo posto. Poi la tratta dei tennisti, ovvero l'abbinamento fra tennista e partecipante, lì servirà avere fortuna, servirà prendere un giocatore che in sorte, un giocatore che può vincere il torneo, e poi le finals decideranno a chi andrà il premio di questa speciale modalità di gioco, mentre la classifica generale si baserà sempre sui punti e quindi sarà molto più meritocratica, perché premierà chi ha fatto meglio nel corso di tutta la stagione e lì la fortuna inciderà molto meno. Io direi di iniziare a procedere con il sorteggio, intanto con il dado da 4 io sposto come sempre la telecamera che metto qua, in maniera tale che possiate vedere il piano, le medicine lasciamole via, sorteggio del torneo, quindi se il maschile o il femminile, 1-2 è il tabellone maschile, 3-4 è il tabellone femminile,
vediamo un po' cosa dice il dado, ed il dado dice che è il numero 2 ad essere uscito. Non so se potete vedere, è il numero 2, quindi sarà il tabellone maschile ad avere l'onere e l'onore di avere il giocatore Jolly. Vediamo un po' a chi tocca. Intanto io mi munisco di foglio e penna in modo da avere, vediamo, no, la penna la devo prendere prima, vabbè, insomma, vabbè, dado per le decine, ed esce, attenzione, perché esce la decina 00, quindi sarà un nome pesante il giocatore Jolly di Wimbledon, sarà uno dei primi 10 al mondo. Esce il numero 03, quindi dall'entry list, attenzione, attenzione, perché è uscito un nome pesantissimo, ovvero sarà Novak Djokovic, il giocatore Jolly di Wimbledon. Vediamo la prima riserva, ancora 0-0, incredibile, ancora 0-0. La prima riserva di Djokovic sarà il numero 4, quindi dopo Djokovic sarà Rudd la seconda riserva, quindi Djokovic, Rudd e poi 80, quindi Djokovic, Rudd e Uhesler. Djokovic, Rudd e Uhesler, 81, vi faccio vedere l'1 uscito con l'80 di qua, quindi Djokovic, Rudd e Uhesler, il giocatore Jolly per quanto riguarda Wimbledon, un sorteggio che definire pesante è poco. Novak Djokovic, dunque, sarà il giocatore Jolly a Wimbledon, un sorteggio pesante, un sorteggio che lascia pochi dubbi sulla scelta, secondo me, da chi mettere come testa di serie maschile, ma insomma, beh, vediamo un po' come va. Quindi Djokovic, se non dovesse partecipare Djokovic, Rudd, se non dovesse partecipare Rudd, Uhesler. Questo è l'esito del sorteggio per quanto riguarda il giocatore Jolly. Noi ci vediamo stasera nella diretta per commentare i tabelloni di Wimbledon. Io vi lascio, vi saluto, vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti e alla prossima.